Ciao ragazzi, sono qua oggi con la bellissima e incredibile, proprio bella come vedete, Matilde Torres. Matilde, introduciti un attimo ai nostri amici da casa. Ciao ragazzi, sono Matilde Torres, faccio la sexy star e inizierei la mia carriera nel porno. Allora, Matilde, e da quanti anni è che fai la sexy star? Una decina di anni. E come mai l'ingresso in questo mondo, nel mondo della trasgressione, come mai questa scelta di iniziare a fare la sexy star? È che mi piace tanto esibirmi, ballare. E ti piace anche scopare, penso. Anche, infatti per questo inizierei con porno. E diciamo, nel mondo del sesso, della trasgressione, insomma, soprattutto nella tua vita privata, qual è la tua posizione preferita? Ma la pecorina mi piace tanto anche sopra. E anche sopra. E, beh, io vedo, cioè, tu ti alleni molto. No. Ah, non ti alleni? No. Io ero detto che facevi un sacco di palestra. E poi, diciamo, nella trasgressione, tu sei una ragazza e ti piacciono le cose, chiamiamole così, tra virgolette, normali, anche se non c'è nulla di normale, o ti piace fare cose un po' più, chiamiamole di nicchia, non so, ti piace il sadomaso, cose. Ma mi piace un po' tutto. Sadomaso fino a un certo punto, mi piace essere dominata, mi piace, però fino a un certo punto. Ah, ok. E questo è molto interessante. E poi volevo chiederti, hai mai fatto cose a tre, orge, cose di questo genere? Ma a tre sì, ho fatto, orge no, però così. Orge no. E, non mi è mai capitato. però ti piacerebbe o non rientra nella tua linea Ma di guarda, io sono pensiero? una che proverei tutto, cioè non è che ho limite, se non mi piace mi fermo, però provo. Certo, giusto. E tu di dove sei? E Di origine rumena, vivi a Verona. Verona, ottimo. E da quanti anni è che sei in Italia? Ah, 16 anni. tantissimo, infatti parli benissimo italiano. E cosa vorresti fare in questo mondo? Cioè, come ti vedi tra 2 o 3 anni? Ma vorrei un po' girare, un po', non lo so, come mi vedo fra 2 o 3 anni, non lo so, non ho idea. Io ti auguro il meglio, anche perché secondo me sei molto molto fotogenica. Un'altra cosa che volevo chiederti era, tu sei single, fidanzata, Sono sposata? single, super single. Allora ti chiederei questa cosa, puoi fare un attimo l'identikit del tuo uomo ideale? Ma guarda, io non ho un mio uomo ideale, cioè per me chi è che mi fa star bene, si prende cura di me perché io sono un po' con la testa nei nuvoli, l'uomo per me deve essere molto attento, molto coccolone, cioè non guardo tanto l'aspetto fisico, niente, un uomo normale, Quale più di star semplice. bene con la persona. Ottimo. Sì, importante è farmi star bene. E avevo un'altra domanda interessante da farti. Ah, nei tuoi spettacoli, nei vari locali, qual è la tua specialità? Cioè, in cosa sei forte tu quando fai la sexy star? Ma io faccio un po' di tutto, non lo so, faccio un po' di acrobazie, un po' di, cioè sono molto sensuale, molto, non lo so come E il tuo rapporto con l'anale? spiegare. Oddio, sì, l'ho fatto, ma deve andare piano. Ottimo. Io invito tutti gli amici ad andare a vedere il video, perché secondo me è molto molto bello. Io spero che ti sei trovata bene con me, Benissimo, guarda. che sei divertita, che non hai avuto problemi, nonostante la casa è molto sporca. E il video è uscito su massimiciasvideo.com. Io vi invito tutti ad andarla a seguire su tutti i suoi social, ovunque. Ricordiamo Matilde Torres, è una ragazza, come vedete, stupenda.
Grazie, Max, anche a te. Io un po' con me, un po' meno. Andate a vedere il nostro video, seguiteci sui social e ne vedrete delle belle. Speriamo che aprano presto i locali, così le persone potranno tornare a vederti dal vivo, giusto? Speriamo che aprano presto. Da Max Vigilas è tutto, Matilde Torres, a voi studio. Grazie.